Ben ritrovati sul canale, sono Fani e come avete visto dalla copertina in questo video andrò a realizzare il mio nuovo bancone da lavoro che andrà in quella posizione lì. Adesso siamo proprio allo step iniziale, quindi io sono andato dal fornitore di legname, mi sono fatto consegnare dei pannelli di multistrato fenolico da 18 mm, li ho fatti pretagliare in modo da farceli stare in macchina, non li ho fatti tagliare a misura, ma adesso andrò appunto a tagliarli secondo le mie esigenze. Mi sono servito di Cutlist, che è un programma gratuito online che aiuta a ottimizzare i tagli e minimizzare lo spreco. Di questo e dello spreco eccetera eccetera ne ho parlato in un video, quindi non sto qua a ripetermi. Qui sopra nella scheda trovate il link al video, quindi dopo potete andare a vederlo. Adesso posso partire a tagliare. Siccome devo partire da questi pannelli qua che sono da 1,20 m per 1 m e il grandangolo inganna, ma non ho lo spazio necessario per tagliare, dovrò usare la sega circolare. Adesso tiro giù la sega, metto la guida e dovrò tagliarli a mano. Allora gente, è stato un pochino complicato tagliare i pannelli, quindi quando andrò a tagliare i prossimi vi farò vedere. Adesso lo spiego più avanti, quindi chi ha visto le storie sa perché manca questa parte dove io vado a tagliare il pannello grosso. Quindi se non mi seguite su Instagram dovete farlo, andate su Instagram, mi seguite e lì rimanete aggiornati su tutto quello che succede anche dietro le quinte di questo video e di altri video, perché qua cerco sempre di stringere il meno possibile, quindi andiamo avanti appunto. Adesso io ho fatto tutti i tagli, ho qui i pezzettini piccoli e quelli che comporranno la struttura, lo scheletro del banco da lavoro. Adesso col mio jig per i fori a tasca vado a preparare tutta la struttura, quindi andrò a fare i fori a tasca da queste due parti qua sui pezzi corti farò i fori a tasca, su quelli lunghi no, poi andrò ad aggiuntarli, così la struttura dovrebbe essere completa e dopo da lì partiamo a ragionare per l'interno. Via! Ragazzi, devo andare a tagliare un pannello di 1,5 m, ma come dicevo prima non riesco a farlo col banco sega e la sega, io ho provato a usare la sega circolare, lasciamo stare, mi servirebbe una sega da fondamento, però la sega da fondamento non è esattamente una cosa economica da comprare, quindi cosa fare se uno non ha una sega da fondamento? Segato alternativo, adesso vi faccio vedere perché usare segato alternativo. Allora, io da questo pannello devo tirarci fuori un pezzo da 830 e un pezzo da 650 circa, quindi qua ci vedete, non so se si vedono le due righe dei miei due tagli, questo praticamente è lo scarto. Io adesso cosa farò? Andrò a tagliare in mezzo con segato alternativo qui, perché a me serve comunque questa parte e questa parte, quindi ho un po' di scarto, un po' di gioco, quindi col segato alternativo non mi serve essere preciso, l'importante è star dentro queste due righe. Ho fissato un pannello proprio sulla riga, adesso andrò a prendere una fresatrice con cuscinetto a copiare, impostando il cuscinetto sulla dima, sulla parte qua, andrò a rifilare e avrò il pezzo a misura. Ok, eccoci qua, allora ho saltato tutta la parte di montaggio dei moduli perché alla fine le ho solo avvitate insieme, non è che ho fatto niente di che, quindi ho assemblato tutta la parte del mobile, quindi tutta la scocca, tutto lo scheletro è al suo posto. Adesso andiamo a fare la parte più interessante, cioè i cassetti, la ferramenta. A proposito di ferramenta, io in questo mobile ho previsto 4 cassetti a estrazione totale e poi ovviamente ci saranno tutte le ante. Per la ferramenta mi sono rivolto a un'azienda leader nel settore, che è Emuka. Emuka opera da quasi 40 anni nel settore di progettazione e sviluppo e creazione di ferramenta per mobili, quindi direi che qualcosina l'hanno imparata negli anni.
Io ho già avuto modo di provare i loro prodotti, li ho trovati veramente ottimi, quindi mi sono affidato ancora una volta a loro. Quindi ho acquistato delle cerniere a squadrellino classiche, delle cerniere a squadrellino con apertura a 165 gradi. Queste le vedremo dopo, come, perché ho preso proprio questo modello così, e le mie guide a estrazione totale. Sapete che io sono innamorato delle guide a estrazione totale con cuscinetti, ne usate veramente una valanga. Ci sono molti altri miei video dove li uso, vi spiego come si usano, ma stavolta usiamo anche queste. Sono un po' diverse, sono un po' più elaborate. Andiamo a vederle bene adesso. Queste qui sono guide, per così dire, invisibili. Cosa vuol dire? Che una volta montate, praticamente non si vedono. Hanno anche questo sistema di regolazione, molto molto preciso, molto facile da usare, che permette proprio di registrare il cassetto al millimetro. Il montaggio è veramente semplice, è un blocco unico, non sono due pezzi come le classiche a cuscinetto. E la cosa bella di queste è che occupano pochissimo spazio, perché tutto l'ingombro va sotto il cassetto. Quindi una volta montato il cassetto occupa quasi tutta la luce del mobile. Un piccolo suggerimento che vi do è fare attenzione sempre alla profondità del mobile. Quindi se noi vogliamo montare una guida da 50 cm, 500 mm, dobbiamo fare un mobile da 510 mm. Quindi calcolare sempre almeno un centimetro in più. Mezzo sarebbe già abbastanza, ma è sempre meglio abbondare magari di un centimetro, perché sennò rischiate che non vada a chiudere perfettamente. Allora, la regola base è stare circa 5 mm all'interno. Il bordo della guida deve stare a 5 mm dall'interno. Quindi già ne deriva che, essendo la guida lunga 500, un mobile da 500 già non ci va, non va bene. Ci vuole un mobile più lungo, per quello vi dicevo di prenderlo più lungo o di prevedere una guida più piccola. Stando in dentro di 5 mm possiamo fare la battuta contro lo stipite. Se invece noi vogliamo che il mobile, che il cassetto vada all'interno, come in questo caso, che è andato all'interno, vedete? Bisogna calcolare oltre quei 5 mm lo spessore del frontale. Il mio frontale è 18 mm, arrotondo a 20 per avere un pochino di gioco, più 5 sono 25 mm. Quindi io, per avere un cassetto che sta all'interno così, devo calcolare 25 mm. Se invece lo volete proprio a filo, fate 5 più lo spessore esatto del frontale che andate a mettere, sarà 18, 15, quello che è. Fissate le viti, se volete fare i fighi usate una punta autocentrante, se no basta che state belli precisi, così stanno un po' a filo. Adesso vado a misurare la luce rispetto a quella a cuscinetto, appunto come dicevo, questo è che guadagno molto più spazio. Quindi misuro da qua a qua, io ho misurato il 43,3, vado a togliere poco meno di un centimetro, quindi li farò 42,5 e dovrebbe già andare bene. Quindi diciamo di togliere almeno lo spessore di qua, con la compresa la vite, no? 2-3 mm per parte. Se volete star comodi fate un centimetro e siete sicuri, che è sempre meno dei 26 mm di quella sfera. Profondità, profondità come la guida. Quindi 50, farò 50. Ok, come vedete il foro adesso corrisponde perfettamente al gancetto della guida. Potete lasciarla così eventualmente, non succede niente, potete benissimo farla così. Se invece volete fare i fighi e quindi arrivare a filo con la vostra guida e guadagnare tutto lo spazio possibile, bisogna fare una fresata. Io adesso mi sono segnato dove va fatta, e togliendo la guida si può vedere che io devo andare a togliere quella parte qua e una parte qua. In questo modo il cassetto dovrebbe arrivare a filo. Ok, questo è come si presenta il cassetto visto da sotto. Adesso sono arrivato a filo con tutti e due e adesso andiamo a montarlo. Ok, cassetti montati, manca l'ultimo più importante, quello che mi serve un po' più resistenza, perché dovrà andare a sostenere la pialla, quindi la pialla ha un peso non indifferente, quindi non useremo le guide che ho usato fino adesso, ma useremo quelle che preferisco. Sono un pochino più antiestetiche, ma io le preferisco, sono più belle, più facili da montare. Sono quelle a cuscinetti, avete visto sicuramente montarle in un sacco di miei video, sono ad estrazione totale ovviamente. 500 mm tenuta fino a 35 kg, quindi hanno un pochino di sostegno in più, soprattutto i 35 kg li tengono anche in estensione, perché è quello che servirà a me, quindi dovrà uscire tutto il cassetto e qui ci sono 35 kg di peso da sostenere. Quindi preparo il cassetto velocemente e andiamo a montare anche questo. Le misure del cassetto non sto qui a dilungarmi come al solito, perché ci sono mille altri video, l'unica cosa che vi dico è
misurato lo spessore. Questo qua standard è 13 mm, quindi per 2 26 mm, quindi la luce del mobile che andate a realizzare meno 26 mm. Anche se il mio consiglio spassionato è sempre creare il cassetto con una misura standard e poi costruire il mobile intorno. Quindi ora che tutto il layout praticamente è pronto, no? Come possiamo vedere l'ho finito tutto, è anche già tutto riempito, manca solo il top, però adesso andiamo a fare le ante. E anche sulle ante c'è una cosa particolare da farvi vedere. Per le cerniere ancora una volta, come per le guide per i cassetti, mi sono affidato a Emuka. Queste qui sono cerniere a scodellino classiche, quindi con apertura standard 110 gradi. La cosa bella è che sono molto regolabili, vedete qua c'è queste viti, si possono regolare sia in tutte le direzioni, quindi sono praticamente facilissime da montare e non si diventa troppo matti a regolare l'antina. Chiusura ammortizzata a sormonto totale. Cosa significa? Che una volta chiusa la spalla del mobile sarà coperta dall'anta. Questo sarà il frontale dell'anta, la spalla viene coperta in questo modo. Allora, quando ho montato il cerniere scodellino sull'anta, lì tutto bene, ma quando è che arriva il problema? Quando c'è da montare l'altro pezzo sul montante. Come fare a prendere misure? Allora, innanzitutto bisogna trovare la mezzeria. Quindi diciamo che col jig normalmente ha due misure standard, 7,5 cm e 10 cm, e che indica proprio la mezzeria della cerniera, cioè dove andrà fatto lo scodellino. Noi questa la misura lì la riportiamo su qua. Quindi io ho fatto 10 cm e faccio 10 cm anche da qua e tiro una riga. Poi, nel caso di queste cerniere, bisogna andare a inserire, a segnare i fori. I fori hanno un interasse di 16 mm dalla mezzeria. Quindi io tiro altre due righe, 16 mm una dall'altra. Infine la distanza dalla testa del montante sarà 15 mm. Io mi tiro una riga a 15 mm. A questo punto la mia basetta andrò a montare tenendo 15 mm qua e andando a cercare le due mezzerie, così posso andare a fissarla. Bene, siamo arrivati alla fine, finalmente sono riuscito a completare questo progetto. Questa è una parte del laboratorio che io ho sempre cercato di tenere nascosta nei video perché era abbastanza imbarazzante. Invece adesso ne vado fiero, anzi mi piace molto di più questa parete qua che quella della truccatrice. Io quindi ho tappato completamente il buco che c'era, ho fatto delle migliorie, però il protagonista è senz'altro il bancone, quindi adesso ve lo faccio vedere bene 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 bene. Quindi cosa ho fatto? Ho diviso tutto per settore. Vernici, quindi cassetti a estrazione totale,
in modo da poter spellere completamente i barattoli e poter accedere a tutti completamente. Cassette ammortizzati, anche le ante hanno la chiusura ammortizzata. Qui ho messo anche qui sotto le vernici, ho allestito un pochino come mi sembrava più congeniale per me e ho creato anche questo cassetto qua dove c'ho la mia roba elettrica. Questo è stato studiato su misura, anche lui chiusura ammortizzata. Da questa parte invece ho messo le mie valigette, quindi è un mobile completamente aperto con le valigette, anche questo con chiusura ammortizzata. Alla parte di cui vado sicuramente più fiero e che mi ha portato via veramente tanto lavoro è stato quello che c'è qua dentro. Questo è stato veramente una cosa che ha allungato notevolmente i tempi, però ne è valsa la pena secondo me. Cosa ho messo qui dentro? Innanzitutto ho messo delle cerniere a scodellino con apertura a 165 gradi, in modo da aprire molto di più le ante rispetto a quelle standard a 110 gradi. Queste si aprono molto di più. Questo perché? Per poter tirar fuori lei. La mia pialla. Le guide a estrazione totale mi permettono di sostenere un peso di fino a 30 kg, quindi è perfetto per sostenere appunto la mia pialla spessore, perché è un peso notevole. Inoltre cosa ho fatto? Io ho montato appunto una struttura sotto, sempre delle muca, che permette di ruotare il piano in questo modo. Così io posso usare la mia pialla tranquillamente in sospensione, senza dover fare spostamenti vari. Quindi questa qua è la sua posizione definitiva e ho tutto lo spazio per piallare. Sono molto contento di questo. Ultimo ma non per importanza è il piano di lavoro. Io ho usato un piano in CarPlay, però non mi piaceva la finitura che aveva, quindi cosa ho fatto? L'ho levigato completamente e io ho applicato prima una vernice nera della V33 e poi una vernice protettiva sempre V33 per piani di lavoro. Questa vernice qua lo rende molto più resistente. L'unico consiglio è aspettare una ventina di giorni prima di sottoporlo a stress, perché la vernice deve asciugare bene, assorbirsi e indurirsi bene. Non fate come me che non ho aspettato e l'ho graffiato. Però sono molto contento del risultato, il top veramente è venuto molto 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 bene. Bene ragazzi, io come sempre vi invito ad iscrivervi al canale, a spuntare la campanella per non perdervi prossimi video e a seguirmi sui miei canali social come Facebook e Instagram, perché lì davvero c'è tutto il retroscena di quello che vedete ristretto in 20 minuti di video. Potete seguirmi lì, così vedete giornalmente e rimanete aggiornati sull'andamento di quello che succede qua dentro, tra cui anche cose che magari non pubblico qua su YouTube. Quindi vi invito veramente a venirmi a seguire su Instagram, trovate qui sotto in descrizione tutto. In descrizione ancora trovate tutti i link utili per acquistare i prodotti che avete visto in questo video. In particolare Emuka, sponsor ufficiale di questo video, che mi ha fornito la ferramenta per realizzare questo progetto. Quindi io sono già un loro cliente, mi sono trovato benissimo con i loro prodotti, quindi non ve li posso che consigliare. Sono prodotti veramente ottimi, non perché devo dirlo nel video, ma perché veramente sono più di una volta che li uso, li ho usati in altri video, mi sono sempre trovato benissimo. E ancora una volta hanno risposto benissimo alle mie esigenze, hanno dei costi veramente contenuti e secondo me vale la pena acquistarle. Quindi trovate tutto in descrizione, mi raccomando. Proprio bello questo mobile. Proprio bello.